Buonasera Presidente, colleghi consiglieri, sindaco, assessori e buonasera ai cittadini di San Severo che questa sera sono accorsi numerosi per ascoltare questa discussione perché sicuramente saranno interessati da quello che a San Severo succede sulla questione immigrati. Volevo dire innanzitutto al sindaco che questa tua semplificazione, sindaco, tra chi condivide la tua linea e quindi è per la legalità e chi non la condivide e quindi è direttamente o indirettamente colluso con la camorra è un tantino offensiva nei confronti di chi non condivide la tua linea, che siano cittadini o consiglieri. Vi prego però. In secondo luogo, sindaco, posso capire che le critiche di qualcuno che dice ma cosa hai fatto per i sanseveresi visto che sono stati promessi 3.000 posti di lavoro, la riduzione della tariffa del 30%. Però vi prego veramente, allora, siano legittime ma possano dare fastidio e possano creare nervosismo, e questo lo capisco bene, però bisognerebbe chiedere scuse ai cittadini per quello che si è detto. Ma veniamo alle questioni un po' più inerenti al tema. Il sindaco una cosa ha detto di giusto, l'ha detta all'inizio quando ha precisato la condizione di chi dovrebbe arrivare a San Severo. Beh, chi arriva a San Severo non sono quelli che vediamo sui barconi, sui gommoni, i rifugiati, no, non è quella la storiella. Quindi buonisti, state buoni, perché non sono quelle le persone che vanno salvate. Si tratta di lavoratori stagionali che di solito lavorano in ambito agricolo e che sono residenti in Italia da 5, da 10, da 15 anni. Allora queste persone molto spesso si spostano anche dalla Sicilia, dalla Calabria per arrivare e giungere in terra di Capitanata in quella che è la stagione di raccolta dei pomodori, e quindi si crea questo picco di richiesta occupazionale che fa sì che ci siano tutte queste persone. La prima domanda che sorge spontanea è: se questa struttura è destinata a lavoratori regolari del comparto agricolo, vuol dire che queste persone percepiscono uno stipendio, un qualcosa per il loro lavoro, e probabilmente percepiranno anche una forma di assistenzialismo, può essere la disoccupazione, può essere altro, perché hanno lavorato e poi hanno un periodo di stop. Allora queste persone un reddito ce l'hanno perché sono lavoratori regolari. Antonio, ti prego di silenzio, sì. Però vi prego di non interrompere. Vabbè. Allora, hai la possibilità di farlo durante pagano, il tuo intervento. Lavorano gratis. Consigliere Stefanetti, consigliere Stornelli, nel suo intervento puoi eventualmente dare il suo contributo. Allora dicevo, se sono lavoratori regolari percepiscono lo stipendio, almeno questo lo percepiranno se sono lavoratori regolari, o non gli pagano. Che regola ci sta se non gli pagano? Vabbè, continuiamo. Se percepiscono uno stipendio potrebbero sostenersi come tutti gli italiani e tutti i lavoratori sanseveresi che lavorano da un'altra parte, percepiscono uno stipendio e si pagano un affitto, si pagano le utenze, si pagano tutto. Però non funziona così, perché la regione ha deciso che non deve funzionare così. Ma veniamo anche a delle questioni, perché il sindaco giustamente ha detto e noi ci siamo offerti per trovare una soluzione al problema caporalato. Bene, secondo me la soluzione che ha individuato la regione è una soluzione sbagliata. E quando dice ci siamo offerti, e ci ritorno tra qualche istante, vi spiego che significa ci siamo offerti. La regione spenderà 6 milioni di euro per realizzare, a Nardò già è stato fatto, deve essere fatto a San Severo da Apricena, alloggi, chiamiamoli alloggi, sono i bungalow. Chi è stato in campeggio qualche volta sarà stato in un bungalow, sono bungalow, è un villaggio, un campeggio in pratica. Sono, è peggio per te se sono baracche, sindaco, gli togliamo dalla tenda per la baracca, allora che stiamo perdendo tempo, spendiamo 6 milioni per tenerli in campagna nelle baracche, e da sindaco, questa è l'integrazione della sinistra, le chiamiamo baracche se no si indispettiscono gli italiani, e vabbè. Comunque torniamo a noi, 6 milioni di euro per 1.120 posti, ogni posto costa 5.400 euro ai cittadini pugliesi, 5.400 euro per ospitare un lavoratore. Ma è stato detto
sono lavoratori stagionali. Beh, lavoreranno giugno, luglio, agosto, settembre, altrimenti non sono stagionali, sono permanenti, stanno tutto l'anno. Allora che succede? C'è qualche consigliere, semmai, che si è preso la briga di chiamare il sindaco di Nardò, Pippi Mellone. Pippi Mellone che mi ha detto, perché il consigliere sono io, mi ha detto: noi per ovviare al problema della permanenza ci siamo fatti carico di montare e smontare l'intero campo. Il campo si monta il 1° giugno e si smonta il 20 settembre. Quindi i lavoratori sono lavoratori e stanno 4 mesi. Non è permanente, perché se poi si crea un campo permanente, basta guardare Borgo Mezzanone, dentro ce ne sono 500 e fuori ce ne sono 1.500 adesso irregolari. E qua, con la scusa che è una soluzione provvisoria, che è una foresteria, che sono 400, rischiamo poi di trovarcene 400 fuori e 1.500, cioè 400 dentro, scusate, e 1.500 fuori. Ma sempre perché poi le cose cambiano, cambiano in divenire. Che succede? Succede che quando hanno spostato gli immigrati che hanno sgombrato dal Gran Ghetto a febbraio-marzo dello scorso anno, è stato detto: arriveranno a San Severo 50 persone, da 50 sono diventati 72, da 72 oggi il sindaco, dopo 6 mesi che gliel'ho chiesto, mi dice che sono 121. Allora il modello di ospitalità del sindaco sono 20 in un appartamento, perché stanno in quello che si può definire 6 appartamenti. Allora se la situazione è questa, domani vado all'ASL e chiederò di fare un controllo e di procedere con tutte quelle che sono le conseguenze del caso, perché 20 persone in un appartamento con un bagno non mi sembra civiltà se si vuole ospitarli ed integrarli, sindaco. Se dopo dobbiamo fare delle cose che sono ibride e che non portano a niente, non lo so. Ma questo per dirvi cosa: 50, 72, 121, oggi sono 400, e se domani ne dovessero servire di più, ne facciamo altre 400 a fianco, diventano 800, 1.200, si crea quel presupposto, quel germe che poi ti fa nascere tante altre situazioni. Io personalmente ritengo che questo germe non vada creato. Quando qualcuno dice San Severo si è offerta, è vero, il sindaco ha offerto San Severo alla Regione Puglia, perché il primo sito individuato in aggiunta a Nardò e ad Apricena dalla regione era Cerignola. Qualcuno è andato in macchina a Bari, ha detto: no, perché a Cerignola, stiamo noi a San Severo, mandaceli qua. E questo è quello che dà fastidio ai sanseverini. È inutile dire: c'erano 60 giorni e non avete fatto le osservazioni. A che servivano? A scrivere un po' di nero su bianco su un pezzo di carta che rimaneva agli atti? La questione è politica, non è una questione tecnica. La questione politica è che noi stiamo spendendo 5.400 euro per ospitare una persona, e queste sono solo le spese di realizzazione del centro, perché poi il centro va gestito e la regione in quel centro deve pagare la corrente, l'acqua, i pasti, perché ci sono le cucine industriali. E quanto costa per 400 persone 4 mesi di servizio? Lo volete sapere quanto costa? Costa 100.000 euro al mese. Se stanno 4 mesi, ma secondo voi staranno 4 mesi o staranno 12 mesi? Ci vogliamo rivedere qua dopo? E poi andiamo dal sindaco a dire: ma come erano stagionali? Come funziona dopo? Allora, sindaco, di soluzioni per affrontare il problema ce ne sono tante. Purtroppo la regione si è innamorata della soluzione che ha ideato il compianto Fumarul, dirigente della regione. Si è innamorato di questa soluzione che prevedeva questo tipo di accoglienza, pensando che così si risolvesse il problema del caporalato. Semmai, se ci fossero 50 poliziotti in più, sarebbe più facile fare i controlli sulla strada, e semmai non trovi un furgone con 20 persone. E quello contrasta il caporalato, non il fatto di stare in una struttura, perché poi passa il furgoncino, come succede in altre strutture probabilmente, se ne carica 10, 20 e vanno a lavorare da una parte, nelle strutture della regione. Allora dobbiamo stare attenti a monitorare queste strutture, perché succede questo: ce ne stavano di furgoni con le targhe
che risultavano furgoni rubati senza assicurazione in giro e che stazionavano davanti a questi centri. E che stazionavano a fare i furgoni rubati davanti ai centri per gli immigrati? A che servivano se non i caporali a prendere persone da là e portarli da qualche parte? E allora, cari amici, io mi chiedo una cosa: li vogliamo ospitare? Per me si potrebbe pure fare, sono lavoratori stagionali. Dicevo nell'altro consiglio comunale, se io domani vado a fare il cameriere a Rimini, a Milano, a Londra, non è che il governo londinese mi dice: ah, a te stavamo aspettando, Stefanetti, vieni, dove la vuoi la casa, dove lo vuoi l'alloggio, ti devo pagare le bollette. No, non fa così. Il governo londinese mi dice: italiano, aspetta, Unione Europea, devi temporeggiare, e poi mi devo pagare tutto io. Noi facciamo al contrario. Ma lo dicevo per tutte le tipologie di lavoratori stagionali, i ragazzi che vanno anche da San Severo a lavorare a Vieste per fare i camerieri, i cuochi. Ma se non il datore di lavoro o se stessi, chi glielo paga il vitto, l'alloggio? Se lo pagano loro. Non è che c'è il governo italiano o la regione Puglia che gli mette a disposizione le foresterie. Ma dove l'avete visto sto fatto? Io non l'ho sentito da nessuna parte. Ma diciamo che qualcuno potrebbe dire: ospitiamogli lo stesso. Ma io sono di San Severo, voi pure. Ma un affitto a San Severo quanto costa, scusate? Ditemi qualcosa, costerà 300-400 euro al mese di un appartamento. Se in un appartamento costa 400 euro al mese e si mettono in quattro, costa 100 euro. Ma invece di regalare 2 milioni di euro a una società che deve realizzare quel centro, ma perché non si può chiedere la disponibilità a tutti questi consiglieri assessori, qualcuno ci avrà una seconda casa, di affittarla a questi immigrati? 400 euro al mese. Per piacere. E vi dico che non ho una prima casa, quindi non ho la seconda, ma per 400 euro al mese gliela affittavo pure io. Ma il discorso è che si spende molto più di quello che si dovrebbe per fare una cosa, e questo dà ancora più fastidio, perché fa nascere il dubbio che ci sia un'azione speculativa dietro. Perché ragazzi, cioè, 100 euro a persona di affitto al mese, anche in un anno sono 1.200, là paghiamo 5.400, ma là poi ci stanno qualcosa come 1.200.000 euro l'anno di spese di gestione della regione. Ma quanti soldi dobbiamo spendere? Ma questi qua, lo dicevo nell'altro consiglio comunale, ma se ci costano 5.400 euro, uno gli dice: sì, facciamo una cosa, devi lavorare 3 mesi, ti do 2.700 euro, non lavorare, non ci venire, gli altri 2.700 li uso per i sanseverini. Ma ti prego, consigliere, per piacere, continuiamo, sì, i lavori del consiglio, vi prego, silenzio. E quindi, cari amici di San Severo, questo è il mio pensiero, questa è la mia posizione. Io sono fermamente contrario alla realizzazione di questo sito, sono fermamente contrario a questo modello dell'accoglienza, che un giorno bisogna ospitarli e dopo 15 secondi, ma andando so baracche, ma bisogna ospitarli. Stanno 121 persone in 6 appartamenti, ma è accoglienza o non è accoglienza? Ma come funziona? Ma un'idea chiara ce l'avete o no? Beh, io dico che se la regione avesse un po' di buon senso, chiederebbe per tramite della prefettura 100 case sfitte ai sanseveresi da mettere a disposizione e farebbe da garante. 100 case sfitte per 4 mesi sono 150.000 euro, invece si preferisce spendere 2.400.000 euro. Tanto paga Pantalone, e Pantalone siete voi. Grazie consigliere.